Siamo alla 16ª giornata di ritorno del campionato di Serie D, derby bergamasco fra il Villa d'Almè, Val Brembana e lo Scanzo Rosciati, squadra di casa che ha raggiunto la salvezza diretta andando a vincere giovedì contro il Sondrio e oggi per quest'ultima partita casalinga di campionato può giocare sul velluto. Gli ospiti sono alla ricerca di punti per centrare l'obiettivo di restare in categoria. Villavalle, maglia bianca, gestisce palla Picozzi, dietro verso poi Ravasio, in avanti a Kenza che si gira, tiro dal limite, parata di Aiello al minuto 2, è partito molto bene Villavalle con questo tiro di Kenza. Portiere ospite che va al rinvio, palla in appoggio, poi verso Rotta, Lazzarini, Matteo ruba tempo e palla, si gira, tira e mette nel sacco. Villavalle in vantaggio grazie alla rete di Lazzarini, Matteo che è giunto al 12° del primo tempo. Lazzarini, Matteo che oggi è chiamato a sostituire l'infortunato Sonzoni e a dirigere le operazioni del Villavalle. Giallorossi in avanti in prossimità della linea laterale con Acerbis, poi c'è il fallo su Capua, Villavalle con Corna che si libera molto bene di Maietti, prova per vie centrali, c'è questa deviazione, falli, esterno destro, azione ben congegnata e buona ripartenza del Villavalle. E va al rinvio Lazzarini, Cristian, colpo di testa, poi in avanti, poi Gian Gaspero, ripetizione verso Boschetti, apertura sull'esterno, Ranotu che porta palla, attenzione Gian Gaspero, Lazzarini in tuffo, smancia palla che va a sbattere sull'inserimento di Zambelli, Scanzo Rosciati che avanti il pareggio al 34° del primo tempo con Zambelli. Tutto da rifare per il Villavalle, Valli, poi Lazzarini, Capua, Donida, come dietro verso il proprio portiere, e Lazzarini, Cristian che va al rinvio lungo, Corno, perde palla, lo stesso giocatore va rinvio di sinistro, Villavalle che insiste, Castagna, di destro, rete, rete di Castagna, esterno destro, Eurogol di Castagna, quindi è passato solo un minuto, un giro di lancette e Villavalle nuovamente in vantaggio grazie alla rete di Castagna, Davide che ha riportato in vantaggio il Villavalle. E dal fondo va al rinvio Aiello, palla alta e lunga, poi Gian Gaspero che subisce fallo, punto di battuta, se ne incarica Corno, di destro, palla in avanti, colpo di testa perentorio del Carro, Corna che tiene palla, colpo di tacco molto bene, poi Maietti, altro colpo di tacco e quest'oggi qui al Ville Stadium, in questo derby aerobico si gioca anche alla brasiliana, Donida, colpo di testa, squadra di Mus che prova a distendersi con Picozzi, perde l'attimo giusto, però il pallone arriva a Castagna, da lontanissimo prova con questo tiro, para sicuro a terra Aiello e su queste immagini termina la prima parte della gara. Siamo nel secondo tempo, rinvio, poi colpo di testa di Zambelli, Capua, palla alta, avanti, colpo di testa, poi Castagna che prova a liberarsi di Rota, tiro secco ancora dalla distanza, Castagna quest'oggi è stato protagonista con i suoi tiri, ha provato a portare a tre le reti del Villavalle. Calcio di punizione per Scanzo Rosciati con il nuovo entrato Lamera, di testa arrivo a Villavalle, poi palla che esce la laterale, se ne incarica Bertolotti, adesso Galelli in palla, prova a gestirla, passa di destro verso Zambelli, tiro e Lazzarini, Cristian non si fida, manda sopra la traversa, da fallo laterale ci ha provato lo Scanzo Rosciati, c'è il conseguente calcio d'angolo, colpo di testa di Aranotu che colpisce la traversa, lo rivediamo a rallenti, pallone che va a sbattere sulla traversa, poi c'è il fallo commesso da Galelli in uscita su Capua, calcio di punizione per il Villavalle, grossa opportunità per lo Scanzo Rosciati. Giallorossi con Corno, poi palla che arriva Boschetti, avanti, gestisce questa azione lo Scanzo Rosciati sull'esterno, poi
attenzione a questa triangolazione, palla che arriva a Galelli di fronte ai due giocatori del Villa Valle, tiene palla a terra, attenzione, attenzione, qua c'è questo fallo di mano, l'arbitro Paolucci, attenzione, concede il calcio di rigore per lo scanso Rochate, ma rivediamo quanto è veramente successo. Di sinistro, pallone che va a sbattere sul braccio sinistro di Capua, attaccato vicino al corpo, ma l'arbitro, il direttore di gara, non ha esitazione e concede questo penalty per lo scanso Rochate. Vedremo chi se ne incarica e chi andrà sul dischetto per questo calcio di rigore. Se ne incarica Gian Gaspero, tutta sua la responsabilità di agguantare il pari in questo derby bergamasco. Attenzione Gian Gaspero, tira, manda fuori, buttato al vento questa grossa opportunità per lo scanso Rochate, risultato che rimane fissato sul 2-1 per il Villa Valle. Dalla linea laterale Bertolotti, poi Carelli, pressato, ma riesce il suo cross, colpo di testa di Zambelli in tuffo, scheggia la base del palo, situazione e match in mano la squadra di Valenti, in chiara difficoltà il Villa Valle soprattutto in difesa. Dalla bandierina il nuovo entrato Albini, c'è movimento nell'area del Villa Valle, attenzione al colpo di testa di Corno, rete di Corno Lorenzo al 34esimo del secondo tempo. Centrale che si è spinto in avanti e tifosi dello scanso Rochate che sugli spalti del Ville Stadium ci credono alla rimonta dello scanso Rochate. Aranotu che gestisce palla, poi arriva Belli verticale verso Bangala che avanza, Bangala attenzione al suo tiro e alla rete di Bangala, Faisal Abdulhamide, panchina dello scanso Rochate che esplode grazie alla rete del numero 20 Bangala, zittisce tutti lo stesso giocatore Eurogol che è giunto al 35esimo del secondo tempo, Eurogol di Bangala. Palla inattiva, squadra ospite, due giocatori sulla palla, poi è Galelli che prova a gestirla nel modo migliore. Attenzione a questo tiro, para terra Lazzarini Cristian, Ravasio mette in angolo, ha rischiato di calare la quarta rete, lo scanso Rochate. E manca pochissimo al termine della partita. E infatti qui l'arbitro, il signor Paolucci, fa terminare le ostilità, vince quindi questo derby orobico lo scanso Rochate grazie a una prestazione di squadra di assoluto valore. Servirà la vittoria domenica prossima e partita da non sbagliare per restare direttamente in Serie D. Villa Valle che si congeda dal proprio pubblico con una sconfitta indolore e dà l'appuntamento ai propri tifosi per la prossima stagione ancora in Serie D. Valenti ci credeva di vincere questo secondo derby consecutivo. Sì, devo dire che la partita era cominciata male per noi perché i primi 25-30 minuti non eravamo un po' contrati, probabilmente abbiamo concesso i due gol al Villa Valle che mi aspettavo così tosto e che non regalava niente, infatti è stato così. Fortunatamente prima abbiamo pareggiato, poi abbiamo ripareggiato sbagliando anche un rigore e per una traversa e poi alla fine è venuto l'Eurogol di Bangal che ci ha dato la vittoria che è quello che volevamo, per così ci giocheremo tutto settimana prossima in casa. Ecco, infatti domenica prossima l'Ugine Atese è ormai condannata, insomma sicuramente permanenza in Serie D. No, perché anche oggi uno poteva dire anche il Villa Valle è già salvo, ha festeggiato tutto quanto settimana scorsa, invece la partita è stata tirata fino all'ultimo e dobbiamo essere noi a andare a cercare come oggi la vittoria e domenica ancora di più perché in quel caso vorrebbe dire salvezza, però siamo già l'anno scorso con il Caravaggio, oggi poteva alla fine potevamo anche pareggiare se non usciva quell'Eurogol. Dobbiamo stare concentrati perché la partita sicuramente non sarà facile e ci vorrà lo scanso del secondo tempo di oggi per cercare di vincere la partita. E sul rigore mancato di Gian Gaspero ci aveva creduto ugualmente.
Sì, ci credevo soprattutto per dare un po' coraggio alla squadra, perché dopo il rigore calciato fuori poteva essere un contraccolpo psicologico. E invece questa vittoria ci ha riportato dove volevamo essere alla fine di questa partita, insomma. Eccoci qua per questo post partita, siamo con Mussa che possiamo titolare così. Mussa che viene espulso e scanso Rosciate che trova le reti della vittoria. Allora, sul Musa che viene espulso, mi dà fastidio perché non ho proprio aperto bocca, quindi l'arbitro nell'uscire mi ha comunicato che ha sbagliato, spero che lo segni sul referto perché io proprio non stavo proprio parlando, lui era un po' emotivamente compromesso dal fatto che è la sua ultima gara che dirige. Io lo capisco, però non vorrei pagare il conto di un errore arbitrale. Questo per quanto riguarda, l'espulsione. Per quanto riguarda la partita in sé, a parte gli episodi che, come sempre, in partite di questo genere decidono, direi che è stata una bella partita aperta, un bel derby che ha onorato il calcio. Noi ce l'abbiamo messa tutta. Abbiamo fuori 9 titolari, di conseguenza quello che potevamo fare abbiamo fatto. Siamo andati in vantaggio, abbiamo subito il pari, abbiamo ripreso la partita. Poi due pari su un corner e 3-2 con un Eurogol clamoroso. Quindi accettiamo la partita per quanto valeva per noi, ecco, per lo scanso valeva chiaramente di più, ha fatto una buona gara. Il Villa da me sicuramente ha fatto anche il Villa da me una buonissima prestazione, avrebbe meritato sicuramente il pari, ma si sa, diciamo tutti noi allenatori, avrebbe meritato il pari, ma poi chi fa più gol vince, quindi complimenti allo scanso che si è quasi guadagnato la salvezza sul nostro campo. Noi abbiamo terminato con tantissimi giovani in campo, questa è la nostra crescita di squadra. Quando l'ha messa sull'aspetto fisico non abbiamo più potuto fare tanto perché poi è uscito anche Del Carro infortunato, eccetera, eccetera. Alle assenze aggiungiamo assenze, di conseguenza potevamo fare ben poco. Abbiamo cercato di giocarla, l'abbiamo tenuta aperta fino alla fine. Avremmo assolutamente, come penso dirà anche il mister dello scanso, meritato il pari, ma le motivazioni e i gol sono quelli che contano e quindi ripeto, complimenti allo scanso e a noi dispiace per questo epilogo in casa. E motivazioni si troveranno, si cercheranno nell'ultima partita di campionato contro la Virtus Bergamo, altro derby aerobico. Se avessimo vinto oggi potevamo poi superare la Virtus Bergamo nello scontro diretto e terminare sesti, quindi quello ci sarebbe piaciuto. Adesso a questo punto le motivazioni saranno quelle di far giocare un po' più di giovani e di concludere il campionato in bellezza, cercando di fare una buona prestazione e vedremo quello che viene. Chiaramente adesso tenere alte motivazioni dopo aver perso un derby così rocambolesco, diciamo, sarà difficile, però vedremo i più motivati scenderanno in campo, speriamo di recuperare almeno un mezzo giocatore per domenica perché altrimenti tra un po' devo giocare io e vediamo cosa riusciamo a fare. E naturalmente Mussa ci dia un giudizio su questo girone B della Serie D, dove è stato definito una piccola Champions League. Ma il girone è sicuramente allineato verso l'alto, ci sono le prime 5 della graduatoria, sono 5 corazzate che io non mi piace far paragoni con altri gironi perché ha poco senso dire meglio questo, meglio quello. Io parlo del nostro di girone, questo è un girone chiaramente tosto, ma lo si sapeva fin dall'inizio, quindi va ancora a nostro maggior merito il fatto di esserci salvati con 2 giornate d'anticipo e aver fatto un campionato sempre fuori dalle zone basse della classifica. Non siamo mai scesi sotto il decimo posto, speriamo di non scenderci nemmeno domenica, che vorrebbe dire sancire una salvezza guadagnata, meritata e sempre tenuta all'altezza. Eccoci qua per il post partita, siamo con Bangala, rete che vale mezza Serie D. No, sono felice, ho fatto un gol importante soprattutto per la nostra salvezza, ma non è ancora finita. Domenica abbiamo lo Ginatese, soprattutto quelle dietro. L'Ambrosiana ha vinto, Legnago ha vinto, quindi non era ancora finita. Speravamo oggi con la vittoria di chiudere, invece siamo ancora lì, abbiamo un'altra settimana, lavoreremo duro per farci trovare pronti per la vittoria contro lo Ginatese. Ecco, infatti domenica prossima l'Udinese, ormai retrocessa, sarà sicuramente tutto facile. Tutto facile non si sa perché anche oggi doveva essere, visto che il Villa va alle salve, invece non è stata facile. Tutte le partite in Serie D soprattutto non sa mai il risultato finale. Noi scendiamo in campo con la cattiveria e dobbiamo vincere. Non so se lo Ginate non penso venga a fare la passeggiata, visto che ci sono altre squadre dietro che dipendono da noi, quindi verranno anche loro col coltello tra i denti e dobbiamo farci trovare pronti. Se siamo al 100% sono sicuro che portiamo a casa la vittoria. Eurogol di Castagna, ma anche Eurogol di Bangal, diciamo la verità.
Sì, appena partita il tiro ho visto subito, da come ho sentito, che andava dentro. Infatti sono molto felice perché anche in settimana 2 o 3 volte ho provato e uscivano. Quindi sono felice soprattutto per l'importanza del gol, quello è importante. Eccoci qua ad Onida, un peccato davvero Villavalle che ne esce sconfitto in questo derby orobico. Sì, è un peccato perché abbiamo fatto secondo me una buona partita, soprattutto il primo tempo, siamo riusciti ad andare in vantaggio ben 2 volte e poi ci siamo fatti recuperare alla fine. Veramente un peccato perché secondo me abbiamo fatto una buona partita e si poteva chiudere con i 3 punti. E qui a Villa d'Arme dicono che Don Ida è stato un acquisto azzeccato. Grazie, mi fa piacere. Sono arrivato a stagione più che in corso purtroppo, ma spero insomma queste ultime partite di aver contribuito alla salvezza e aver dato una mano.